Anche in provincia di Imperia non può mancare una seria scuola di surf. Allora, quello che ti chiedo subito intanto è iniziare a praticare questo sport. Magari c'è un po' di curiosità, ma soprattutto una scelta di stile di vita ben precisa. Assolutamente sì. Quello che una volta sembrava un'utopia adesso è fattibile 365 giorni all'anno attraverso delle scuole, in questo caso federali o scuole riconosciute, con dei materiali giusti e con gli insegnamenti giusti. La provincia di Imperia ha delle caratteristiche particolari per praticare questo tipo di surf, quindi la condizione ottimale è il vento, immagino. Tutta la Liguria in generale ha queste caratteristiche, soprattutto qua nella provincia di Imperia, avendo delle esposizioni diverse delle varie baie. Qua guardiamo a sud-ovest, quindi prendiamo tutte le mareggiate di Libeccio, Diano Marina prende tutto il sud-est, quindi abbiamo dei promontori dove ci si può spostare in base al vento e alle onde. Quindi è ideale, soprattutto su spot, che sono i luoghi come la Borgo Marina, in una cornice fantastica, una spiaggia completamente di sabbia, quindi poter praticare in tranquillità, dentro dei moli, quindi non c'è il rischio di uscire fuori e non cadere e farsi male su altri spot che piuttosto sono di roccia. A che età si può iniziare? Noi cominciamo ai 5 anni, ovviamente dietro... Si beve tavole, immagino. Assolutamente, tavole adeguate per i bambini, con mute per i bambini, con istruttori qualificati che possono fare queste pratiche qua. Ovviamente quando cominciamo con i più piccoli, prima ci rimettiamo in condizione di saper nuotare, quindi si parte tutto da quello, con altre attività propedeutiche al surf, quindi il nuoto, la galleggiabilità, la sicurezza, essere tranquilli, cercare di capire, in contesto comunque sempre di sicurezza. Questa è la prima cosa sul surf. Più donne o più uomini? Ma ti dirò, sono misti, però le donne sono più tenaci, perché sono più umili, quindi ascoltano di più e la crescita dei numeri sulle ragazze e donne è molto più alta di quella sugli uomini, perché gli uomini sono più autodidattici, pensano di essere più autodidattici, le donne sono più concentrate. Quanto incide ancora la figura del surfista? Assolutamente tanto. L'immaginario, soprattutto femminile a questo punto. È uno stereotipo, quello, diciamo, che però viene sfatato nel momento in cui tu cominci realmente a praticarlo questo sport qua, perché dietro c'è una filosofia di vita, sono viaggi, sono scoperte, quindi diventa anche una community, una comunità, che è la cosa più importante. Quindi l'idea delle scuole, soprattutto la nostra, è creare un punto di appoggio, un punto di informazione dove le persone in qualsiasi caso possono fare domande, chiedere e stare insieme. Lo yoga ci insegna a fermarci, a soffermarci e a guardarci un po' più nel profondo dentro noi stessi. E l'estate può essere un buon momento in cui magari siamo meno stressati dal lavoro, la vita frenetica si allenta un po' e quindi è un'opportunità, magari una chance che possiamo dare a noi stessi, allo yoga in sé, per poter provare a stenderci sul tappetino e iniziare questo viaggio, come piace chiamarlo a me. Il calisthenics è l'unione di due parole, che uno è kalos e l'altro stenos, uno bellezza e l'altro forza. Detto questo, viene dalla Grecia e veniva utilizzato come metodo di allenamento per i giovani guerrieri, e ad esempio gli spartani o anche gli ateniesi. La parte bella di questo sport, appunto, è la possibilità di farlo ovunque. Ci sono ad esempio gli anelli, ci sono ad esempio le parallele, eccetera, e specialmente chi si occupa di figure, quindi skills, va a rieffettuare le stesse figure che magari troviamo tranquillamente nella ginnastica olimpionica. Lo yoga per me è una dimensione a parte, quasi un mondo parallelo, in cui nel momento in cui stendo il tappetino a terra, dovunque sono, so che posso stare bene in quella mezz'ora, in quell'ora, sia praticare da sola che anche insegnare ai miei allievi. Mi piace appunto la fisicità e quello, il benessere che ti dà a livello fisico, però soffermarsi sul respiro, per esempio, ti dà quella percezione del momento che esiste, cioè quello presente, e che poi è la vita vera, il momento, no? Qui ed ora. Quindi è importante anche quell'aspetto un po' più spirituale, che non deve essere per forza credere in Dio o in chissà quale Dio, perché lo yoga non ti insegna quello, ti dà solo gli strumenti per poter avvicinarti a un qualcosa da seguire, che è più alto di te magari. Questa disciplina per me rappresenta il modo di esprimere il proprio sé,
come gli artisti usano una tela bianca, per me il riuscire a creare, ma soprattutto a combinare diverse figure per dare il massimo e comunque sia esprimermi in maniera da riuscire a coinvolgere le altre persone nell'idea dell'attività all'aria aperta per non solo migliorare se stessi ma anche aiutare il prossimo. Siamo qui a Lido, in questa bellissima struttura, e cerchiamo insieme comunque di mandare avanti, di promuovere quello che è l'attività del windsurf e adesso poi soprattutto quella che è del wing, che è questa nuova attività che è un paio d'anni che si è affacciata e sta portando veramente, diciamo, anche nuovi ragazzi, nuove persone che si appassionano a questo sport. Per quanto riguarda il windsurf, il percorso è un pochino più lungo, perché comunque è un pochino più complicato, c'è sempre la componente del vento, eccetera. E, invece ci vuole più passione, più costanza e più frequenza. Per quanto riguarda il wing, abbiamo visto negli ultimi anni, che negli ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, che comunque invece questo è uno sport che possono praticare praticamente tutti. E di facile ci si avvicina molto facilmente, e anche per quanto riguarda l'attrezzatura è anche molto facile da trasportare, e come potete vedere anche oggi, meglio di questa giornata non si poteva, abbiamo anche qualche ragazzo in acqua che lo sta praticando. Praticamente si tratta di una tavola che praticamente parte, si alza dall'acqua, perché sotto abbiamo una pinna molto grossa che si chiama foil, che praticamente è il futuro, e poi abbiamo un'ala in mano che praticamente deriva un po' da quello che è il kite. Quindi è uno sport che è nato da 2 o 3 discipline diverse e si è formato questo sport nuovo qui. Come dicevo, è molto molto bello, piace, soprattutto ci sta portando tanti giovani ragazzini di cui abbiamo bisogno. Noi siamo aperti tutto l'anno, abbiamo dell'attrezzatura che è disponibile per far scuola e soprattutto anche per la prova, perché abbiamo in continuazione, abbiamo contatti con le aziende, quindi ci danno anche dei materiali da provare. E per quanto riguarda l'età, l'abilità, la fisicità, non c'è bisogno di essere i grossi campioni, perché è uno sport soprattutto che si avvicina a tutti. E io direi che per quanto riguarda il windsurf si può iniziare già verso gli 8 anni, 9 anni. E per il wing ci vuole qualche annetto in più, quindi direi 12, 13, poi dipende anche un po' dal fisico dell'allievo. Ecco. A noi arrivano tanti ragazzi che fanno quel tennis, nuoto, eccetera, proprio per diversificare l'attività che fanno loro durante l'anno. Quindi noi abbiamo un po' dei picchi di frequenza, soprattutto nel cambio di stagione, quindi quello che può essere la primavera oppure l'inizio dell'autunno, in quel momento lì, anche prima di andare in vacanza e poi tornati dalle vacanze. E appunto si tratta di lavorare sul, non chiamiamolo cliente, però allievo, amico, che poi si diventa amici, nel cercare poi di farlo continuare anche durante i periodi più freddi. Siamo a Portofino, poco prima di Portofino, accanto a quella che si chiama Spiaggia della Niasca. Pensate che è una delle 3 spiagge libere di Portofino ed è la più grande, immaginate le altre come sono. Scopriamo il coast steering, una disciplina estiva molto particolare che unisce diversi stili. Sara, di cosa si tratta? Sì, il coast steering è una nuova attività che unisce il nuoto, l'arrampicata e i tuffi. Come si pratica? Si pratica entrando in acqua, ci si avvicina sempre ovviamente con le gambe davanti e aiutandosi dall'onda, si sale sullo scoglio, si cammina sullo scoglio come dei piccoli granchi e poi ci si tuffa. Abbiamo sia i tuffi ad acque d'alte, quindi da altezze da 1 metro fino ai 7-8 metri di altezza, fino ai tuffi più bassi, quindi sulla linea del mare, e chiamiamo questo tuffo Superman. Ovviamente si sfrutta la bellezza della costa. Ovviamente, il coast steering permette di avere l'occasione di scoprire sia la parte del sopralitorale della roccia sia la parte marina. Come ci si deve abbigliare, Manuel?
Innanzitutto noi diamo come utilizzo il caschetto, un giubbotto di salvataggio, la muta lunga e un pantaloncino per, diciamo, per coprire la muta lunga, scarpe da trekking vanno benissimo in modo tale da non scivolare poi sugli scogli. È uno sport per tutte le età? Sì, assolutamente, noi lo facciamo anche con i bambini, abbiamo una scuola natura che gli facciamo fare fin da piccoli, parte dai 6 ai 13 anni e questo ci permette di farli approcciare a questa attività fin da piccoli. C'è tanto successo anche da parte dei turisti? Sì, tantissimi, specialmente tedeschi e spagnoli, perché sono abituati anche loro a farlo dalle loro parti e vogliono riprovare a fare le stesse esperienze anche nella nostra costa e questo ci dà l'opportunità di permettergli di vedere Portofino da un altro punto di vista anche. Quanto tempo di solito dura un'uscita? 2 ore e mezza. L'attività del diving piace molto, piace a tutti, anche perché è un modo per scoprire tutto quello che possiamo trovare sotto il pelo dell'acqua. Ed è un'attività appunto adatta a tutti, quindi partiamo dalle escursioni snorkeling ideali per la famiglia, quindi dai bambini di 5 anni fino ai bambini di 100, fino ad attività un pochino più complesse che sono appunto le immersioni subacquee per le quali è necessario il brevetto subacqueo. Organizziamo corsi durante tutto l'anno, chiaramente poi nel periodo estivo entriamo nel clou, quindi è il periodo in cui abbiamo più richiesta, di modo che chi è interessato appunto ad esplorare i fondali e quindi vuole ottenere il brevetto per poi immergersi in tutto il mondo può iniziare la sua avventura subacquea qua da noi. Noi facciamo immersioni sia sulle isole, quindi sull'arcipelago di Porto Venere, Tino Tinetto, tutta la costa di Porto Venere, fino all'interno del Parco delle Cinque Terre di fronte a Rio Maggiore. I punti di immersione sono tutti belli, anche perché ognuno ha la sua particolarità. Ti parlo magari di quelli che sono i più famosi o magari anche i più richiesti. Sicuramente l'immersione a Porto Venere, sotto la chiesa di San Pietro in Calabiron, è uno dei punti di immersione più famosi e più richiesti in assoluto, anche proprio per lo scenario che si osserva prima di fare l'immersione. A Rio Maggiore, nel punto di immersione che noi andiamo a esplorare, è famoso appunto per le aragoste. Quando l'acqua è un pochino più fredda, quindi fine primavera, inizio estate, durante l'immersione si incontrano decine di aragoste, per niente intimorite dalla presenza dei subacquei, e che quindi si fanno avvicinare. I battesimi subacquei rappresentano proprio la prima esperienza di respirare sott'acqua. E il primo respiro sott'acqua, un subacqueo potrà fare migliaia di immersioni nella sua carriera subacquea, però il primo respiro, quello è indimenticabile.